Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo di un argomento molto semplice, il video è molto breve. Ogni qualvolta viene qualcuno, per esempio all'interno dello studio professionale o a casa, bisogna dargli la password del wifi e queste password sono lunghe, complicate, ci sono numeri, lettere maiuscole, lettere minuscole. Come possiamo dare una password guest in maniera molto facile e veloce ad un ospite che arriva a casa? Allora è molto semplice. In internet abbiamo trovato questo sito it.qr/code/generator.com in cui può essere generato un code, vedete, QR, cioè QR code, e praticamente lo si stampa e si offre questa schedettina all'ospite, il quale con il proprio telefonino o il tablet può scansionarlo con il QR reader e automaticamente si collega al wifi senza dover scrivere nessun tipo di password. Allora vediamo come si fa. In questo sito che vi evidentemente linkiamo all'interno del box descrizione che sta sotto il video. Intanto all'interno di questo sito ci sono tante possibilità. Noi scegliamo Wi-Fi, d'accordo? Vedete che ci chiede il nome del Wi-Fi, cioè del nostro router. Noi ci scriviamo Alice Telecom e poi ci chiede la password. La dobbiamo scrivere una sola volta. Noi abbiamo preparato questa password qua. Vedete, questa è una tipica password. La copiamo e poi la incolliamo. Vedete? E poi ci chiede, per esempio, qui a destra, che tipo di cartoncino? A noi ci piace questo qua, il cartoncino con scritto Scanmi. Praticamente si possono far fare questi cartoncini oppure le fate voi e le offrite agli ospiti che entrano. E quindi semplicemente con la fotocamera del telefonino o con la fotocamera del tablet è sufficiente inquadrarlo con il QR Code Reader e automaticamente sono collegati al wifi. Senza dover fare altro, senza dover digitare tutte queste noiose password. Dopo che si sono date queste informazioni, il nome della rete, la password corretta, e poi bisogna indicare se è una WPA o una WPA2, cioè se è una VPA o una VPA2 o una WAP, ma queste qua sono quelle vecchie, non bisognerebbe utilizzarle. E dopo aver indicato che tipo di cartoncino si fa, crea un QR code. E vedete che viene creato. Questo è il vostro QR code. Poi si fa scarica in formato JPG. Attendiamo un attimo, vedete, stiamo creando il tuo QR code, attendiamo che lo crei e ce lo scarichi, vedete, viene chiamato frame.png, a noi ce lo mette all'interno della scrivania, lo doppio clicchiamo ed eccolo, questo vedete con la trasparenza è fatto benissimo, basta stamparne un po' una decina nel cartoncino e il guest, l'ospite quando arriva, no? Bisogna metterci per esempio la password guest dei router. Se è Telecom, Telecom oppure Vodafone o quello che avete, e in un secondo con il lettore di questi codici tridimensionali, l'ospite ha immediatamente la possibilità di navigare all'interno della storia della vostra rete Wi-Fi senza dover scrivere tutte le noiosissime password che diciamo dobbiamo subire ogni giorno nel mondo informatico. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.